Ragazzi, benvenuti sul nuovo video di Fabio in the Kitchen. Oggi facciamo il punto su una cosa di cui vi volevo parlare. L'argomento di oggi sono i teneroni. I teneroni perché sono un alleato di tutte le mamme, le casalinghe o anche i papà che cucinano ogni giorno, si trovano a dover lavorare, fare tanto e sono anche amatissimi dai bambini. Ma che cosa contengono questi teneroni di casa Modena? Vado a leggere gli ingredienti che sono scritti all'interno dell'etichetta. Abbiamo carne di vitello al 41%, e fin qui carne di suino, ma non c'è percentuale, quindi non è dato sapere. Patate, panna, amido di patata, amido di mais, sale, aromi, spezie. E fin qui ci siamo. Non sembrano mica chissà che. Però poi dopo andiamo a leggere. Antiossidante, ascorbato di sodio e conservante, nitrito di sodio. Carne, origine, Unione Europea. Allora, gli ingredienti non mi sembrano poi così tanto malvagi. Ma parliamo un secondo di questo conservante che è il nitrito di sodio. Che cos'è questo nitrito di sodio? Allora vi vado a leggere cosa scrive Google, perché io ovviamente non sono né un dottore né tantomeno un nutrizionista. Dice che il nitrito di sodio è utilizzato soprattutto nella conservazione di carni insaccati. Di per sé non sono pericolosi, ma possono essere convertiti dal metabolismo in nitrosammine, composti cancerogeni che se in eccesso possono aumentare il rischio di tumori gastrici e all'esofago. Ovviamente qui parliamo di dosi prolungate nel tempo, ma che altre problematiche può dare questo nitrito di sodio? Può dare iperattività, asma, insonnia, nausea, vertigini, abbassamento di pressione, cancro, va bene. Sconsigliato il consumo superiore alla dose ADI, quindi la dose consigliata. Ora, qual è il problema? Ovvio che nei teneroni, per essere insomma prodotti e mangiati così tanto spesso, sicuramente non ci sarà un contenuto così alto di questo conservante nitrito di sodio, però insomma sicuramente i nostri bambini non ne gioveranno, quindi mi sono chiesto perché non provare a replicarli noi, e quindi quello che faremo oggi è provare a fare dei teneroni perfetti o quasi, che però non diano nessun tipo di problemi e i vostri bambini siano altrettanto gustosi. Quindi non ci resta che andare a provare.